La storia della peste in Europa cominciò nel 300 con la peste nera, arrivò dall'Estremo Oriente, dalla Cina, e furono secoli di maledizioni, di flagelli, tutte cose di cui si è perso anche il ricordo in tempi anche passati. Storie che però sono riapparse molto attuali adesso, in questi 3 mesi che abbiamo vissuto. Quindi la peste nera comincia nel 300, ogni città ha i suoi problemi. L'Europa ne viene pienamente coinvolta, è ricorrente, anche con cicli molto immediati negli stessi luoghi, 6, 12 anni. Quindi noi queste tracce le troviamo soprattutto in chi le ha raccontate. Per esempio, tutti conoscono la peste manzoniana, narrata appunto da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. Anche Gorizia ha la sua storia legata alla peste, una storia molto importante perché c'è chi l'ha raccontata giorno per giorno. Giovanni Maria Marusic, questo è un personaggio che è riapparso incredibilmente proprio in queste settimane, in questi mesi, attraverso anche degli scritti, dei ricordi. E quindi è molto importante sapere come andarono le cose lì in quel periodo per Gorizia e anche per il territorio circostante. Ne parliamo con Martina Del Piccolo. Martina Del Piccolo è ricercatrice, scrittrice di Ceviano del Friuli, si è laureata all'Università di Trieste con una laurea in storia della letteratura italiana moderna e contemporanea. Ha scritto un libro pubblicato l'anno scorso dalla KV su Una voce carpita e sommersa su Bruna Sibille Sizzi, una scrittrice friulana dimenticata, a cui Martina Del Piccolo ha dedicato anche un saggio sulla rivista letteraria 800-900 per spiegare come scrittori come Sgorlon, Carlo Sgorlon e Claudio Magris si ispirano a lei per i loro romanzi sui cosacchi. Matteo De Piccolo in queste settimane ha svolto una ricerca sulla peste gorizia del 1682. Ne ha scritto sul quotidiano Il Messaggero Veneto e sulla rivista Gorizia News, che è molto diffusa nel territorio isontino. Ecco, quindi parliamo con Martina Del Piccolo di questa vicenda, partendo soprattutto da un contesto, dal contesto per farci capire esattamente in che cosa ci stiamo avventurando. Allora, non che sia un vanto, un trofeo, ma anche Gorizia ebbe la sua peste. I centri urbani, si sa, erano sempre, da sempre, i più colpiti dalle pestilenze, proprio per la densità della popolazione, per la precarietà delle condizioni igieniche. Allora, le pestilenze, come ricordava bene Paolo Medeossi, prendono il nome delle città. Quindi abbiamo la peste di Firenze, la peste di Milano, e in questa definizione, l'anno famoso e l'anno tragico dell'orrore sembra essere quasi ormai sottinteso, per cui la peste di Firenze è quella del 1348, la peste di Milano è quella del 1630. E se poi sono narrate da autori illustri che ne hanno garantito la memoria, vanno alla fine a identificarsi proprio con loro. E quindi la peste di Firenze diventa quella del Boccaccio, la peste di Milano diventa quelle del Manzoni. Similmente, in qualche modo, avviene anche per Gorizia, dove abbiamo la peste appunto di Gorizia, che è quella dell'anno 1682 ed è in fondo la peste di Marusic, proprio perché fu lui a registrare, a raccontare in versi, a raccontare in prosa, ma anche a cantare in versi questa epidemia. Lo fece con ironia, con dei toni anche molto attuali. Direi che il nostro hashtag Io resto a casa è già in qualche modo presente nel diario del Seicento, e Marusic è una sorta di blogger proprio di quel secolo. Non fu l'unico a raccontare la peste, cito anche brevemente altre due testimonianze. Una che è la cronaca dei notai Dragonia nei Notabilia Quaedam, che Lucia Pilloni e Cristiano Meneghel hanno trascritto in un italiano contemporaneo, e poi ci sono anche le carte delle Orsoline del Seicento. Ma il testo più importante, più completo e anche per alcuni aspetti eccezionali è proprio quello del Marusic. Ma prima di entrare nel testo vediamo un po' il contesto, e quindi vediamo un po' i numeri, le date e i dati di questa peste.
C'è da dire che già dall'inizio dell'età moderna nel territorio goriziano, ma anche nel territorio istriano, nelle zone limitrofe, un po' in tutta quella che era la zona del confine asburgico-veneto, in qualche modo avevamo delle pestilenze che si ripetevano e si verificavano a cadenza quasi decennale, ovviamente con entità e gravità che variava, e questo succedeva per tutto il Cinquecento. Nel Seicento abbiamo invece quattro ondate di peste. Tre di queste ondate riguardano e coinvolgono anche Gorizia. Quindi abbiamo il 1623 e in questo anno si registrano alcuni casi anche a Gorizia. Poi abbiamo il 1630, la famosa, dicevamo, peste di Milano e peste del Manzoni, e appunto coinvolge l'Italia settentrionale, coinvolge l'Istria, il Friuli, il Carso, ma risparmia Gorizia. Un'altra ondata sarà quella del 1670-71, in cui ci furono degli episodi appunto goriziani, e poi arriviamo all'anno terribile, 1682. È quella l'ondata più virulenta, più violenta per la città di Gorizia di tutto il secolo. Nel Settecento anche le pestilenze andarono un po' in decadenza, non però all'inizio del secolo, quando ci furono ancora dei casi, in particolare per quanto riguarda Gorizia nel 1711, però in forma e in entità minore. Gorizia nell'anno in causa, quindi nel terribile anno del 1682, Gorizia e tutta la contea di Gorizia è sotto il dominio asburgico, che l'aveva ereditata già dal 1500, quando era morto l'ultimo conte di Gorizia, con un'unica interruzione per l'annessione veneziana nel 1508-9. Quindi poi ricordiamo anche che nel 1647 dalla contea di Gorizia si era staccata Gradisca, che poi si unirà di nuovo nel 700. Quindi siamo sotto il dominio asburgico e Gorizia è zona di confine, per cui le epidemie potevano fare il loro ingresso da altri territori asburgici oppure dal versante veneto. E proprio per questo nel corso della storia si tendeva un po' a cercare di difendere i territori. In generale questo valeva per tutte le zone di confine, ma anche proprio per le città, e quindi le barriere potevano essere barriere naturali, potevano essere barriere murarie oppure addirittura barriere militari. Veniamo ai dati brevemente di questa peste, 1682. Bene, morì di peste un ottavo della popolazione, soprattutto concentrata in 8 mesi, con un picco dei primi mesi. Circa quindi 500 persone su 4.000, e grazie proprio al Marusic noi conosciamo anche, però nello specifico, il dettaglio in base al sesso. Quindi 248 uomini e 250 donne. A questo vanno anche aggiunte poi altre 200 persone che morirono nelle vicinanze di Gorizia, e quindi Aranziano, Avrata, Capovano e soprattutto a Salcano. Ecco, sono dati molto interessanti e straordinari che per fortuna arrivano a noi. Nell'articolo sul Messaggero Veneto c'era scritto con una paradossale modernità. Quindi noi riesaminiamo, rivediamo storie di 4 secoli fa, però che ci appartengono, con altre modalità ovviamente, anche per quello che stiamo provando adesso. Però adesso bisogna raccontare un po' la personalità di questo Marusic, perché è una personalità notevolissima, proprio anche per quello che stiamo per dire, e perché è fondamentale proprio per far capire cos'era Gorizia in quel momento come luogo di frontiera tra l'impero e Venezia. Quindi anche i luoghi di transito erano più sottoposti a rischi. Il contagio avveniva anche con le persone in transito, pellegrini, militari, eserciti che si muovevano. Quindi Gorizia era sottoposta a questo pericolo. Poi va anche detto questo, che ogni luogo dove si verificava un contagio, una peste, si chiudeva, si rinchiudeva. Poi c'era anche un contagio che passava di città in città, però ogni città cercava di proteggersi a modo suo. Quindi c'è questo veramente eccezionale racconto sulla Gorizia del 1682,
una Gorizia che deve rimanere in casa per proteggersi, e il protagonista è Marušić. Ma chi è? Chi era Marušić? Giovanni Maria Marušić. Esatto, Giovanni Maria Marušić o Zammaria, era goriziano di nascita 1641 e di morte, diciamo così, 1712. Studiò presso le scuole dei Gesuiti, prima a Gorizia, poi a Klagenfurt in Carinzia, e tornò a Gorizia come sacerdote per invito della badessa del monastero di Santa Chiara, dove lui fu nominato cappellano del convento, una carica che mantenne per tutta la vita, e poi anche confessore per la durata di 12 anni fino al 1685. In quei 12 anni visse di fronte alla chiesa di Santa Chiara. I suoi motti vennero trascritti dalle monache, però purtroppo andarono tutti persi con la soppressione del convento. Oltre ad essere un ecclesiastico, fu anche poeta, il primo versificatore friulano di Gorizia, fu il più importante scrittore della Gorizia barocca, fu cronista appassionato della storia e della realtà della sua amatissima città, proprio mosso dal desiderio di tramandare ai posteri la storia di quella realtà, illustratore fu anche e poligrafo, autore di una produzione veramente molto varia, sia in prosa che in versi, con una costante, ossia la presenza di un ricco apparato iconografico di disegni di vignette. E in queste sue opere si nota proprio l'interesse per le curiosità, per gli aneddoti, per la cronaca, il gusto per il dettaglio, anche l'ironia, i toni alle volte moraleggianti o satirici. La prima opera a noi nota del Marušić è, questa è una curiosità, gli annali, origine e progressi del nobilissimo monastero di Santa Chiara in Gorizia fin dall'anno del Signore 1675, ma l'opera più importante per il valore proprio storico, per il valore memorialistico, per il valore letterario, è il diario, ossia la relazione del contagio della peste di Gorizia del 1682. Marušić, costretto alla quarantena nella sua abitazione che si trovava in Piazza Grande, oggi Piazza Vittoria, registra tutto quello che andava vivendo, vedendo e percependo del contagio con uno stile, con toni, con mescolanze veramente originali. Quindi lui vive lì barricato in Piazza Grande, dalla finestra osserva e ci racconta, ed è un racconto veramente eccezionale. Ma come arriva a noi questo diario? Perché è un diario che comincia, quindi immagino che la peste comincia nella primavera del 1682 e dura fino a quasi all'inverno successivo, no? Non dura un anno intero, ma per parecchi mesi. Questo diario che lui compila, come arriva a noi? Attraverso quali pubblicazioni? È rintracciabile anche in edizioni attuali per gli eventuali incuriositi da tutto questo? Allora, il diario di Marušić, la relazione del contagio della peste gorizia del 1682, è patrimonio goriziano. Infatti manoscritti autografi, tranne un manoscritto che è conservato a Verona, sono tutti custoditi presso la Biblioteca Civica di Gorizia. E come scrive a tal proposito Rienzo Pellegrini, dice: si legano agli interessi antiquari della famiglia Coronini. Nei manoscritti, quindi goriziani, ma anche in quello veronese, si notano alcune varianti, come ad esempio l'uso del solo italiano oppure anche del friulano, il numero delle tavole inserite, la fascia temporale che può variare da un anno oppure a 8 mesi, e poi i dettagli in generale delle dediche fatte a personaggi illustri, oppure anche variano i frontespizi, anche in parte la grafia e qualche dato. Però del diario esistono anche altre copie, che sono copie coeve oppure posteriori, e poi abbiamo le edizioni a stampa, ad esempio quella del Favetti del 1858, oltre poi alle varie citazioni, quindi il diario viene ovviamente anche citato in altri volumi. Io
scelgo così di rifarmi all'edizione preziosa del 2005, edizioni della Laguna, a cura dell'attenta studiosa Maria Cristina Cernia, con un importante saggio del professor Renzo Pellegrini. Ecco, il volume rappresenta una novità rispetto a quelle che erano state le edizioni precedenti, ossia quella del Favetti, Cicuta e Manzini. Perché una novità? Perché innanzitutto offre un confronto critico dei vari manoscritti e poi perché presenta l'opera proprio in modo integrale. Quindi abbiamo tutti i testi, sia la cronaca in prosa che i sonetti, e abbiamo anche tutto l'apparato illustrativo. Ecco, da quanto ho letto, quindi comunque un'opera importante, anche perché non è un semplice diario, perché appunto lui disegna, racconta di retroscena, usa lingue, usa anche il friulano, quindi anche in questo caso Gorizia, in termini anche friulani, di lingua friulana, eccetera, precede probabilmente il territorio udinese. Cioè, tutti sanno che a Gorizia nel 1919 nacque la filologica friulana, naturalmente. Anche in questo caso qua c'è una particolarità, anche in quello che ci lascia Zan Maria Marussi, c'è un qualcosa che ci riguarda molto come friulani. Quindi è un racconto di un periodo particolare, un periodo tremendo per quella comunità, che però ha anche un significato dal punto di vista letterario, iconografico, oltre che linguistico. Quindi quali sono le tutte, cioè noi le abbiamo già un po' percepite da quanto è stato detto fino adesso, però ci addentriamo ancora di più nella preziosità di questo testo, che ripeto, io sono di Udine, anche a Udine ho avuto gli assalti della peste, anche Cividale, anche Gemona, però nessuno di questi luoghi ha un racconto così specifico come quello che è accaduto nella città di Gorizia. Ecco, questo diario infatti comprende la cronaca in prosa, 23 sonetti, 13 sono in friulano, 10 in italiano e poi ben 107 disegni con didascalie e versi in friulano. Gli aspetti proprio originali del diario sono essenzialmente tre: l'uso di codici multipli, quindi questa alternanza anche poi tra prosa e versi, il plurilinguismo che rende veramente intrigante e anche divertente il testo, la compresenza dell'italiano, del friulano, di alcune parole di origine slovena e anche poi di clausole latine. Ecco, questa mescolanza del diario rispecchia tra l'altro la mescolanza del tempo nella comunicazione quotidiana, mentre invece il latino era soprattutto utilizzato dai giuristi e dal clero e il tedesco veniva allora utilizzato dalla nobiltà oppure per i contatti con gli altri territori austriaci. Quindi questa mescolanza è veramente interessante. Italiano e friulano nel diario vengono utilizzati con un tono medio. In realtà nel friulano un po' il tono si abbassa perché il friulano diventa lo strumento della comicità. Tra l'altro si tratta del friulano nella variante goriziana, quindi caratterizzato ad esempio dai nomi femminili che escono in A. Un altro aspetto curioso e interessante è appunto quello delle illustrazioni. Era una costante proprio nel modo di lavorare di Marusic quella di inserire un ricco apparato iconografico. Lui del resto, abbiamo detto, oltre che essere poeta, scrittore, cronista, era illustratore. Nel diario notiamo proprio questo rapporto stretto tra il testo e tra le immagini che hanno delle didascalie, alle volte sono dei versi oppure delle spiegazioni oppure delle frasi pronunciate dai personaggi. Quindi scrittura e disegni sono complementari, si arricchiscono, il ruolo dei disegni non è secondario, non è accessorio, anzi è importantissimo perché hanno anch'essi una forza narrativa. Infatti si tratta di un racconto che avviene anche per immagini del contagio e della peste, e le vignette sono anche altro perché diventano una fonte importante, tra l'altro molto dettagliate, quasi fotografiche, no? Direi, diventano fonti per ricostruire ad esempio i costumi, le usanze, l'architettura oppure la paesaggistica. Ecco, vi mostrerò via via, se non so quanto si riuscirà a vedere, ma insomma ci provo,
alcuni disegni, come ad esempio il frontespizio, eccolo qua, forse si vede il bellissimo frontespizio in cui si nota il titolo del diario, la relazione del contagio e poi il castello di Gorizia. Ecco, questo è il frontespizio di uno dei manoscritti conservati proprio a Gorizia. E poi via via vedremo altre immagini eloquenti, varie tipologie di raffigurazioni, perché ritroveremo nel diario i ritratti, i riti e poi ancora diramazioni del contagio su rami ed alberi, insomma vedremo con ad esempio i nomi e i volti dei contagiati o delle persone in quarantena. Quindi un lavoro assolutamente unico e meticoloso. Era un cronista che lavorava da casa, però faceva veramente... tra l'altro ripeto la frase che mi ha colpito nell'articolo uscito sul Messaggero Vento, una paradossale modernità. Quindi lui fa un lavoro moderno 4 secoli fa, che se noi adesso stiamo un po' usciti dal periodo peggiore, però se ci reimmergiamo nell'atmosfera, in quello che abbiamo vissuto tra marzo ed aprile, ci accorgiamo che eravamo come Gian Maria Marussi bloccati in casa a raccontare. Vero. Spero che leggeremo dei brani, no, in questa conversazione. Sì, sì, sì. Poi incuriosisce questo fatto che lui alleggerisce il tono che è drammatico e tragico, con tutti certo. quei modi evidentemente, per alleggerirlo usa il friulano, quindi una scelta di campo ben precisa. Sì. Allora, il personaggio clou di tutto il libro è però l'untore, che è un personaggio assolutamente unico, che nei confronti del quale ovviamente ci sono dei sentimenti negativi. Però anche, perché visto tutto quello che ha combinato, ha quasi steso, messo al tappeto la città di Gorizia, però suscita anche una sorta così di solidarietà, di simpatia, a cominciare dallo stesso nome e cognome, mi pare di capire. Sì, allora, l'inizio del contagio. Allora, il diario si apre il 18 maggio del 1682. Marusi dice che è l'anno del contagio, l'anno miserabile, l'anno funesto. Inizia il contagio in realtà a San Basso, San Passo, di una collina. Avviene attraverso un venditore di cavalli croati di ritorno dalla Croazia, perché sembra che appunto il focolaio originario fosse proprio in Croazia e da lì poi avrebbe attraversato i vari territori asburgici per arrivare fino alla contea di Gorizia. Si chiamava Primos Veliconda, era diretto alla fiera di San Canciano a Udine con i suoi cavalli, però fu visto cadere più volte da cavallo e poi morire la stessa nella casa in cui aveva trovato l'alloggio. Iniziano le prime fasi del contagio con chi ovviamente era stato in contatto con lui, chi era andato in quell'alloggio, ma l'origine della peste di Gorizia si identifica nella figura di un altro personaggio che è appunto Andrea Cuculuta, appunto già il nome, no? Nonostante il suo ruolo tragico, fa una certa simpatia. Andrea Cuculuta che muore in giugno. E allora io riprendo adesso alcuni passi del diario. Il 12 giugno 1682 morì un certo Tommaso Gabbana, che si diceva fosse passato appunto proprio per San Basso, però si comincia già ad attribuire l'origine della peste al Cuculuta. Infatti alcuni versi suonano così: son causato chi infettato, sai chi è stato? Il Cuculuta. E allora adesso vi faccio vedere un'immagine, ecco, dopo la morte del Gabbana, il diramarsi del contagio che appunto attribuito al Cuculuta. Vedete questa diramazione, no? Che parte e quindi i vari rami. Cuculuta procurò la morte di intere famiglie, anche a Salcano. Cui mai avareis dit che un Cuculuta chiasa fantona avescu si distrutta? Chi mai avrebbe detto che un Cuculuta avrebbe distrutto in questo modo casa fanton?
C'è anche un sonetto sopra Andrea Cucoluta che fu l'origine della peste di Gorizia. Questo è il titolo del sonetto, con l'anafora, la ripetizione, par te, quindi ad indicare per colpa tua, il Marussi sottolinea le colpe del Cucoluta, cioè aver causato la quarantena, aver fatto in modo che il Marussi facesse voto ai santi, scrivesse i versi, sua e poi la causa appunto della perdita dei soldi, ma anche della perdita della paura nelle streghe, perché una paura ben più grande era arrivata, cioè quella appunto della paura della peste. Parte fasei cin quarantins, parte a duchi sansi o mi votai, e ancora, parte scrivei nei libri tanti ris, tanti versi, e par granda paura spesso sudai, parte de yon jaruz pati di cai, quindi perse i soldi, ne plui paura avevi degli stris. Muore il Cucoluta il 23 giugno, il 23 giugno morì di peste il Cucoluta, al quale, non essendo conosciuto il male, infettò senza disputa tutti i suoi e successivamente Gorizia e Salcano, così si legge nel diario. Fu sepolto in San Giovanni accompagnato dalla congregazione dei signori cittadini, però attenzione, anche durante il funerale infettò questa marcia radice la coperta è il drappo funebre, li pizzica morti il mesnar di San Giovanni, e dopo pochi giorni si vide Lorenta Stranghe che è fede. E Rienzo Pellegrini commenta così: è vivace lo scorcio del funerale con una grande partecipazione, il diramarsi a grappolo proprio anche lì del morbo. Eccolo Andrea Cucoluta, in questo disegno c'è, non si riesce a vedere, ma c'è addirittura la scritta qua, COZ, che è appunto il bubbone e la peste. E poi c'è l'epitafio sopra Cucoluta. Oi giace ben sepolto in questo fosso il grammo Cucoluta nominato da Goriziani a tomba accompagnato per chiarità senza guardarli addosso. E più in là si legge: in 5 mesi sta marcia radice produsse frutti più di 500 morti e il primo trimpestati ognun lo dice. C'è anche un epitafio all'ultima morta di contagio, che si chiamava Anna Broza, e quindi anche a lei è dedicata qualche rima. Dichiara: in tomba i giorni siamo forniti d'ogni mestizia, chiude l'ombra oscura rompendo il corso agli funesti inviti. Eccola qua, questa è l'ultima contagiata, una donna. Cioè, più ci addentriamo in questo racconto, no? Se non abbiamo ancora letto il libro a cui abbiamo fatto cenno prima, più veramente risulta straordinario questo Marussi, cioè esattissimo anche nell'attribuire le cause, le colpe, quindi nell'individuare poi i motivi. Tra l'altro anche in questo caso il contagio arriva da un commerciante di cavalli che viene dai territori dei Balcani, quindi uno di passaggio che deve arrivare a Udine. È molto molto interessante, per cui ripeto, la paradossale modernità ne viene fuori fino in fondo. Noi sappiamo come sono andate le cose qui recentemente in Italia, in Europa, nel mondo, cioè tutti i racconti, le cronache dedicate alle modalità dei contagi. In qualcosa possiamo riconoscersi anche in tutto questo. Però c'è una città che a un certo punto viene contagiata da Andrea Cucoluta o dalla sua, perché sprovveduto, incauto, è una sorta, diciamo così, di paziente uno nel caso della peste goriziana. Però c'è una città che deve difendersi, che deve proteggersi, che si rinchiude. E anche in questo caso Marussi si diffonde in dettagli, in consigli, in norme di comportamento. Cioè quasi precede di 4 secoli quello che noi ci siamo sentiti ripetere adesso da tutti, dalle televisioni: restate a casa, chiudetevi in casa. Lui lo fa già 4 secoli fa, e con quali toni, con quali parole cerca di invitare la sua cittadinanza a restare cauto, a proteggersi. Ecco, Marussi descrive bene appunto il dramma nel dettaglio e nel particolare, e poi fornisce tutti quei consigli che sono attualissimi. Partiamo dal dramma.
il dramma sì, viene raccontato, ma non in maniera drammatica. Abbiamo una tendenza all'inclinazione, un'inclinazione così al macabro, ma non al sentimentalismo e alla commozione. Registra tutti i dati il Marusic, quindi noi abbiamo il primo contagio, i decessi. Di ogni decesso ci dice nomi, soprannomi, mestiere, l'età, il sesso, quindi veramente sappiamo tutti di questi morti. E poi ci racconta la disperazione, ovviamente per un male a cui non sembra esserci rimedio, e anche l'impotenza poi dei medici che spaventa. Il mal tan brut, le spagazzate diffuso e neri, che duc muri non le plui in dappo il miedi. Ne plui in dappo il miedi, cioè nemmeno il medico riesce più a fare qualcosa. Si tratta ovviamente della peste bubbonica. E poi ci descrive la calce che segna con una croce le case infette, i fratelli che seppelliscono le sorelle e che nel farlo possono essere infettati dagli oggetti infetti. Ad esempio c'è la storia di un fratello che muore proprio per aver seppellito la sorella. Fradi sur fa sepulì, iepo fradi fa smurì, e con guarda in doi soi dis l'umanda in paradis, per aver toccato la corda, no? Dopo averla seppellita, in realtà lui si infetta e muore. Poi ci sono le madri che portano le figlie al lazzaretto e che nel farlo sfinite muoiono anch'esse dopo averle accompagnate in quel luogo di morte. E c'è anche la nobiltà che fugge, la dipartita della nobiltà goriziana, lascia Gorizia già il 25 giugno, partì in questo giorno quasi tutta l'illustrissima nobiltà e i suoi castelli, si salvano tutti e lasciano invece nelle loro case i servi. Corrit pur che resti qua par pudela po contà, correte pure che resto qua per poterla raccontare, commenta il Marusic. C'è chi ruba oggetti nelle case infette, però c'è anche la solidarietà dei benefattori che mandano le botti di vino nel lazzaretto. La peste non risparmia nessuno, non risparmia la bellezza. La peste ad elezion chiol la più biela, per elezione sceglie la più bella. Non risparmia nemmeno i bambini, ad esempio Maddalena Quaia di 3 anni, Quaiuta, Cusi pizzula, quaiuta, tas turbat gurizza duta, fas una reverenza biela e para via in ta barella. Ed eccola qua, questa bambina di 3 anni che appunto muore, una piccola vittima. Non risparmia i poveri come l'Andia Poiret, l'Andia Lady là, il povero Andia che non ha mai infastidito nessuno, rimasto senza casa e senza tetto, dice Andia bisogna andare. E poi ancora muoiono anche i pizzicamorti veneziani, muoiono gli studiosi belli, giovani e buoni, Pier Antoni Bielebon par avè un sol pugnon fo portat in taccia Drea in campagna Sant'Andrea. E poi ci sono i consigli, le precauzioni che sono attualissime. Gorizia vive ovviamente un momento nuovo con la chiusura delle scuole, le messe che vengono fatte all'aperto, i voti che vengono fatti ai santi, i commerci interrotti, la circolazione che viene anche interrotta nel tentativo di bloccare la peste, in particolare in punti strategici, quindi lungo l'Isonzo e il Bipacco. Ma in particolare colpisce la lucidità del tempo, intanto nel ragionare sul fatto che non tutte le morti andavano attribuite alla peste, perché si moriva anche di altri mali e si moriva anche di vecchiaia. Questo rimanda, no, anche alle riflessioni di quello che abbiamo in qualche modo vissuto. E poi alle volte però non si diceva che si trattava di peste, non si dice che peste, si mure non si dis di pesta. Poi ci sono i consigli, tu lettor par nove mal, non entra mai in sta ospedale, quindi non entrar mai in ospedale è già insomma un buono punto di partenza. Meglio sarebbe stato anticipare la quarantena e quindi per spazzare ancora più presto l'epidemia, se scomenzavi in prima quarantia la peste trop devant sbrattava via. C'è persino l'hashtag io resto a casa, come avevamo già così annunciato prima, sta a casa, resta a casa studios, o ancora a casa padri, non la tora, a casa padre, non andare in giro, fino alla rima
saggia, che è bellissima, se mi chiatin fur dal tet, arrivedessi in lazaretto. Se mi trovano fuori dal tetto, arrivederci in lazaretto. Poi c'è anche la prudenza nel momento in cui finisce, ad esempio, la quarantena in castella. Ecco, in castello si invita alla prudenza a limitare festeggiamenti. E nel diario sono comprese anche le cosiddette censure contro Gorizia, alimentate dalla paura delle terre vicine che temevano il contagio, a cui seguono anche le risposte di difesa. Ecco qua l'uomo che col tamburo annuncia la quarantena proprio generale, e poi questo è un esempio di diramazione. Questi sono i padri carmelitani in quarantena, eccoli qua tutti quanti. Ecco, è sorprendente questo racconto. Penso che chissà che in questi mesi qua c'è stato un marussista da qualche parte che ha raccontato con queste modalità. A Gorizia no, perché fortunatamente Gorizia, al di là di essere coinvolta nel problema generale, non è stata toccata in maniera fortunatamente così tragica dal coronavirus. Però questi sono racconti che ci portano veramente alle sensazioni di stati d'animo che abbiamo tutti vissuto adesso. Per cui, al di là dei progressi, di tutto quello che sappiamo, però di fronte a certi pericoli le sensazioni, le minacce e le difese sono sempre quelle. Questo è veramente sorprendente, questo racconto. Molto dipende anche dalla vivacità e dall'intelligenza di chi lo ha voluto fare. Quindi entriamo un po' dentro la casa di questo Don Marussi. Lui come vive, questo cappellano del monastero di Santa Chiara, lui come vive questa quarantena? Poi c'è questo stato d'animo anche, che lui contempla la morte, contempla il dramma, parla della bambina che muore, eccetera. Però ha sempre un animo ironico, quasi per esorcizzare il male, no? Di se stesso anche lascia una sorta, mi sembra, di testamento quasi burlesco. Sì. Cioè, vediamo lui dentro la casa di Piazza Grande, no? Mentre osserva quello che accade fuori, mentre disegna, mentre scrive queste poesie, mentre attribuisce a Cuculuta tutto quello che sta accadendo. Com'è la sua quarantena? Ecco, vive la quarantena e racconta questa quarantena proprio con realismo da una parte, ma anche con ironia, con disincanto, addirittura con distacco, con sfrontatezza in alcuni casi o cinismo, eppure anche nella consapevolezza e presa di coscienza della fragilità del destino umano. Il friulano, come abbiamo detto, diventa veicolo, strumento di comicità, con dei toni scherzosi, ironici, anche moraleggianti, ed è un parlare, un dire molto schietto, molto diretto, che serve a esorcizzare le paure, i timori, i lutti, a far da contrappunto burlesco proprio alla tragedia, e in una sorta di equilibrio in qualche modo, no? Per sopravvivere tra la concretezza da una parte e l'evasione dall'altra. Come vive il Marusic? Beh, sopra quelli che burlavano l'autore in tempo di peste è un sonetto che già ci dà qualche elemento. È molto scherzoso e lui così racconta di quel periodo della quarantena, facendo un po' un bilancio. Minchiona d'ors, savevi sduc burlami quanche ieri serati in quarantia. Dalla cot vos schiampavi sduc quant via, quindi dalla peste scappavate tutti via. Ma no da rimis che mi pomi udami. Canzonatori, sapevate tutti burlarmi quando ero rinchiuso in quarantena. Dal bubone voi scappavate tutti via, ma non dalle rime che mi possono aiutare. Quindi probabilmente lui diffondeva le rime già in qualche modo nel periodo della quarantena. Poi altri versi, bon pan bon vin, in quarantia avevi. E si schiastrons nel ronchio pascolavi, l'istoria dal contagio ben notavi, e dopo ogni marto un poco bevevi. Buon pane e buon vino avevo durante la quarantena e pascolavo 6 castroni nel ronco, annotavo per bene la storia del contagio e bevevo dopo ogni decesso. E poi ancora in altre quartine friulane, leggiamo, questa è la versione italiana: se volete ridere tutti, lasciate raccontare nel dettaglio la storia della peste dal prete Gianmaria, che vi promette che non ha storia più bizzarra né più bella. In friulano suona così: sulle ridi di quant la site contà, che da pesta dal prete Gianmaria
cus impromet che noi a bizzaria ne proibiera tut quant cova. E poi ancora, a un certo punto lui era chiuso nella sua casa, però arrivava la visita della nobiltà illustrissima. Stan sul balcon, che i sios mi domandavin, ci mut che stoi e se la cot bisia. Benché serat mostrai di velegria, duch sin dalle gravin. Stando alla finestra, quei signori mi domandavano come sto, se il bubone pizzica, benché chiuso, mostrai di avere allegria. E poi sentite la furbizia, no? L'arguzia, la simulazione. Pariesi ros, trossi marame avin, io no pandel segrete bizzaria, con chiamisola rossa, Zammaria, freava liga nassis. Tanti si meravigliavano per essere rosso, cioè che lui fosse rosso. Io non rivelai il segreto alla bizzaria con la camiciola rossa, Gio Maria massaggiava le guance. E poi c'è appunto il testamento, se moro scrivendo questo libro, che è burlesco, è una parodia dei Lasciti. Cito tre versi come esempio: i lassi aquel che contra me fa vela, par servilu, ma ben in piturina, duti libalis da me fontanella. Lascio a quello che sparla di me per servirlo, ma con i fiocchi tutte le palle della mia fontanella. Ecco, conoscendo un po' Gorizia, amando molto Gorizia, dico che Marusis è un tipico carattere goriziano. Ne incontri ancora adesso, se viaggi una certa Gorizia, incontri personaggi così. Personaggi di un mondo particolare, lì, posti proprio su un crinale, su un confine. Giustamente è stato detto, lì c'è l'italiano, il friulano, il sloveno, il tedesco. C'è in Piazza della Vittoria una lapide con le quattro lingue. Cioè, girando per Gorizia, avendoci vissuto e lavorato, io ho incontrato lapidi di tutti i generi per ricordare tutto e il contrario di tutto. Mi sembra che questo personaggio che ci arriva dal 600 e che vive una sua notorietà dopo tutto quello che ci è successo, noi lo stiamo rileggendo per questo, sia proprio molto caratteristico, molto intimo, molto dentro i sentimenti di Gorizia. Una città difficile probabilmente da capire se non la si vive dall'interno, se non si è goriziani. Comunque, detto tutto questo, raccontato questo periodo durissimo per la città sulle rive dell'Isonzo, però c'è anche il momento della rinascita. Cioè, finalmente arriva dopo, penso, verso i primi mesi del 1683. Quindi c'è un qualcosa. Tra l'altro la Gorizia ha un quartiere, ha una chiesa molto popolare, molto amata, che è la chiesa di San Rocco. No? San Rocco è il patrono, colui che ci difende dalle epidemie, dalle pesti, quindi è dappertutto. Tra l'altro noi abbiamo, proprio adesso, abbiamo riscoperto tanti dipinti dedicati a San Rocco e a San Sebastiano. San Sebastiano e San Rocco sono i due santi a cui affidarci in caso di epidemia e a chiedere una salvezza che con altri mezzi non si riesce ad ottenere. Quindi San Rocco, anche qui a Udine, c'è tutta, io parlo da Udine, c'è tutta una storia legata alla chiesetta di San Rocco, a cui ci si affida dopo la peste del 1510, perché non c'era altra salvezza, poi improvvisamente il contagio finisce e quindi ci sono le processioni per San Rocco. C'è anche quindi la processione, anche a Gorizia avviene una processione che viene fatta e che termina, si conclude proprio davanti alla chiesa di San Rocco. Quindi questa rinascita come viene raccontata? Con quali termini da Marusic? Viene raccontata la rinascita attraverso due segni che sono bellissimi, sono importanti: la scuola e i riti religiosi. Della scuola scrive: «I scolar zas comenzin la scuola, non vi odarin più i muarts in tabarella». Gli scolari cominciano già ad andare a scuola, non vedremo più morti in barella. E poi «Sonosi la campanella per le scuole per il prossimo lunedì, da molto reverendi padri Gesù». E ancora cominciarono gli signori scolari ad andare a scuola, e questo è un segno di ripresa che purtroppo noi non abbiamo avuto invece. I riti religiosi sono l'altro segnale di rinascita. Si sente suonare per la prima messa grande dei gesuiti, poi si dà notizia proprio che la quarantena generale è finita grazie all'aiuto di Dio e grazie ai santi protettori. Allora, finita la pesta, allora diset partita. È finita
la peste e quindi dite pure che se n'è andata. E il 7 marzo, scrive il Marusic, il 7 marzo fu bellissima processione votiva a San Rocco col Venerabile con 5.000 persone. E insomma, San Rocco, come diceva bene Paolo Medeossi, è un po' presente in tutto il nostro territorio. Si potrebbe disegnare proprio le mappe delle cappelle o delle chiese votive dedicate a San Rocco, proprio perché insieme a San Sebastiano erano i protettori delle pestilenze in generale. E anche Gorizia unisce i due santi nella pala d'altare della chiesa di San Rocco insieme a un altro santo. Qui troviamo appunto San Sebastiano con queste frecce che stanno quasi, è stato detto, ad indicare un po' questa peste che arriva come qualcosa di esterno a colpire, e poi invece l'immagine di San Rocco con mantello e bastone, il cale, è più introspettiva ad indicare invece che la guarigione può avvenire anche attraverso un cambiamento e una nuova dimensione di vita non contaminata. Io vi faccio vedere la bellissima immagine della processione di San Rocco. Ecco, tutte quelle piccole immagini, figure, sono le persone. Ecco la processione, e questo è un altro bellissima tavola. È un grande sollievo perché, come è stato detto all'inizio, 500 goriziani, quindi uno su otto, muoiono in quei mesi lì, quindi costa altissimo. Tra l'altro il culto di San Rocco, ho notato che anche in questi nostri mesi del 2020 è diventato un po' di moda. Ad esempio qui a Udine abbiamo una chiesetta proprio nel quartiere di San Rocco, anche qui, no? Come Gorizia c'è San Rocco, Udine c'è San Rocco. Andando altrove troviamo San Rocco, che quindi è un ricordo che si era perso nei secoli successivi e che è diventato attuale adesso. E questa chiesetta, chiusa da tempo, è stata riaperta ed è luogo, in questi, anche durante il periodo di lockdown, per lui, per chi poteva andarci dentro e dire una preghiera e affidarsi, insomma, a lui, perché lui veramente è il protettore non solo in qualsiasi epidemia ci sia, cioè, ci si rivolge al protettore a San Rocco, che era un francese che partì in pellegrinaggio verso Roma, abbandonò, era un ricco anche di famiglia, abbandonò tutto, andò a Roma, salvò un cardinale dalla peste, poi lui stesso venne colpito dalla peste, si ritirò in un bosco e c'era questo cane che sempre nei quadri che lo dipingono, come nei dipinti anche del Tiepolo, c'è questo cagnolino ai suoi piedi, era il cane che gli portava il cibo mentre lui si era rifugiato in un bosco. Questa è un po' la storia. Per quanto riguarda Marusic, al di là di tutto quello che abbiamo detto, vorrei ricordare, accennare a una piccola cosa proprio goriziana. Lui, come è stato detto da Martino del Piccolo all'inizio, era il cappellano del monastero di Santa Chiara, che è un'istituzione importante a Gorizia, in via Santa Chiara. Adesso ospita il museo diocesano, è stato in passato struttura militare, anche fabbrica, però agli inizi era proprio il monastero di Santa Chiara, che venne realizzato proprio pochi anni prima della peste del 1682, una decina di anni prima. Perché? Perché le famiglie nobili goriziani che volevano avviare le figlie verso un monastero, eccetera, non potevano più farlo verso il monastero di Aquileia, che era in territorio veneziano. Quindi Gorizia era sotto l'impero e quindi venne allestito, costruito il monastero proprio pochi anni prima della peste, quindi una decina di anni prima. E quindi Giovanni Maria Marusic era il cappellano di questa importante struttura. E poi lui, come è stato detto, viveva in Piazza Grande. In Piazza Grande in quegli anni lì si costruiva invece la chiesa di Sant'Ignazio, perché a Gorizia, per volontà dello stesso imperatore, ospitò questa comunità di gesuiti che diventa fondamentale. E i lavori di Sant'Ignazio erano in corso proprio nel periodo della peste e ho letto che vennero interrotti proprio vista anche tutte le emergenze. Ultimissimo accenno proprio di un po' di geografia e di storia goriziana, per ricordare il quartiere di Piazzutta, oltre il Corno, ecco, dove c'era un ospedale, il Fate Bene Fratelli, che all'inizio era proprio luogo di lazzaretto in occasione di questa peste, giusto per dare ulteriori notizie a chi poi vuole approfondire, perché la storia goriziana, come si sa, da allora, prima e dopo, è sempre ricchissima. Infatti una delle cose più belle a Gorizia è andare nelle librerie goriziane, e c'è un reparto sempre ricchissimo di libri di storia,
che riguarda la storia sia goriziana che generale, e non per niente Gorizia è sede di un festival che si chiama Estopia, al quale ne stiamo dando il nostro piccolo e assolutamente entusiastico contributo raccontando questa vicenda. Per chiudere, Martina del Piccolo, possiamo anche citare, noi abbiamo raccontato questo diario che ci arriva, che è prezioso, che possiamo trovarlo anche in edizioni moderne. Però all'inizio è stato detto che questi accenni alla peste possono essere trovati anche in altre pubblicazioni, no? Per esempio c'è un qualcosa che riguarda dei manoscritti o delle testimonianze conservate dalle Madri Ossoline di Gorizia, un'altra istituzione della città molto amata e tuttora presente. Sì, tra l'altro recentemente è uscito proprio un articolo, Le Orsoline e la peste a Gorizia, di Vanni Feresin, sulla voce isontina. Ebbene, proprio Vanni Feresin parte dalle carte delle madri misericordiose orsoline nel tempo proprio della famosa peste del 600. Loro, quando arriva la peste a Gorizia, erano nella città da una decina di anni. Non era stato facile il loro arrivo, perché comunque all'inizio non c'era il monastero, dormivano nei granai, poi piano piano avevano iniziato a creare la cosiddetta scuola di fuori con una dozzina di ragazze, e poi via via la situazione era migliorata, era arrivata in eredità un lascito in qualche modo, e quindi un edificio che venne trasformato appunto in monastero, e stavano facendo i lavori di ristrutturazione con queste ragazze che aumentavano di numero. Ebbene, nel bel mezzo di tutto questo arriva la peste anche per le orsoline. Il primo caso di peste viene confermato, loro dicono così nelle loro carte, e questo coincide con anche il Marusic, il 24 giugno del 1682. E che cosa succede? Qui siamo nei giorni della morte, il giorno prima della morte appunto, il Cuculuta. E che cosa succede? Che il 25 giugno viene proprio chiusa la scuola, rimane nel monastero, rimangono le 16 convittrici, alcuni muratori che stavano facendo appunto i lavori, e poi le orsoline. E loro raccontano innanzitutto di questo cortile che era diventato un'arca di Noè, perché avevano fatto scorta di animali, poi del silenzio che regnava non solo dentro il convento ma nelle città, perché nessuno si avvicinava al convento, la città era quasi muta, e l'unico rumore che sentivano era quello dei carri che portavano i morti oppure accompagnavano i vivi al lazzaretto. I due lazzaretti erano quello vecchio appunto del corno di sopra e poi quello nuovo della campagna di Sant'Andrea. E curiose sono le precauzioni delle suore orsoline, quella di respirare un odore particolare che poteva aiutare, poi di masticare le bacche di ginepro che però prima andavano infuse nell'alcol, e anche la carne per sicurezza andava profumata di ginepro, e poi avevano preparato tutto in caso di contagio, c'era la camera, c'era il modo di far suonare alla contagiata in modo da non aver contatto. C'era un libretto di istruzioni che avevano a disposizione, una sorta di manuale per le peste, poi avevano già predisposto delle fosse profonde eventualmente per i morti, ma fortunatamente tutto questo non servì. Ci fu solo un caso che preoccupò queste sorelle, in realtà una novizia che ebbe la febbre, ma alla fine era malata di vaiolo e non di peste. Alla fine questa novizia sopravvive e in realtà si salvano proprio tutte. Ecco. C'è anche un messaggio positivo dopo aver raccontato questa storia durissima e difficile, sia in questa storia che fa capo alle orsoline, sia in quello che nella conclusione del diario di Marussi, no? Quindi c'è la grande processione, abbiamo visto, Martina del Piccolo ci ha fatto vedere anche l'immagine, il disegno che Marussi vuol fare, cioè personaggio per personaggio, tutti i goriziani. Ecco, noi abbiamo cercato di appassionarvi a questa storia che appartiene alla città, ma appartiene anche a tutti noi, appartiene al Friuli, anche perché abbiamo parlato molto anche di lingua friulana e di friulano, di come questo Marussi, no? Mi sembra che sia quasi un pioniere del friulano, no? Mi sembra come testo, come modo di esprimersi.
Bene, allora noi abbiamo concluso, Martina del Piccolo. Grazie. Abbiamo... Grazie, Grazie, grazie. Storia. Grazie storia, grazie per queste ricerche e a tutti appuntamento con gli altri collegamenti e soprattutto a un fatto con quando sarà possibile rivederci tutti a Gorizia, a parlarne lì direttamente nei luoghi in cui tutto questo è accaduto. Certo. Grazie a tutti. Grazie.